come da tradizione, l'autunno a Ravenna si tinge di tinte noir, con appuntamenti ricchi di brividi e mistero. Dal 30 settembre al 9 ottobre, tanti appuntamenti imperdibili per la nona edizione di Giallo Luna Nero Notte, il festival del giallo e del noir. Mostre, musica, cene, passeggiate con delitto, incontri con gli autori. Le novità puntiamo sui giovani. I giovani come autori, quindi come gli scrittori che presentano le loro opere, e i giovani come protagonisti del lavoro collettivo che è durato tutto l'inverno, perché abbiamo continuato a lavorare con gli studenti dei licei e i ragazzi del liceo artistico hanno realizzato la mostra che presentiamo ai nostri, come dire, al nostro pubblico a partire da sabato. Sono un centinaio di lavori che hanno fatto i ragazzi appunto del liceo artistico e dell'Istituto per il Mosaico. I giovani autori, nel senso che tutti gli scrittori verranno qui con la loro opera prima. Abbiamo selezionato 9 opere prime e credo sia abbastanza interessante. E cosa confermiamo? Confermiamo la struttura generale del festival, quindi multidisciplinarietà, spettacoli e soprattutto un po' di divertimento a seguire gli eventi. Questo credo sia la cosa più interessante. La particolarità di quest'anno ovviamente si ritrova anche nel titolo, un titolo che in sé ha anche qualcosa di divertente. Ma sì, perché vogliamo simboleggiare l'eterna lotta del male contro il bene. Non diciamo per chi parteggiamo, diciamo che teniamo in considerazione il primo eroe negativo della storia della letteratura, che è Fantomas, e uno dei primissimi, forse il primo anche, investigatore per volere di Dio, che è Padre Brown di Chesterton. Messi insieme possono dare un bel risultato, secondo noi lo danno. Il cocktail di questa nona edizione comunque conferma mostre, cene con gli artisti, tante iniziative aperte a tutti. Sì, abbiamo anche un prologo cominciando il 24 di settembre con appunto la mostra e un seguito molto lungo perché torniamo al teatro e addirittura il 6 dicembre, restando nel cartellone del festival, siamo a teatro insieme a Nobodaddy. Secondo noi è una bella novità. Per Ravenna Web TV, Sara Pietracci.